Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Ok, ci siamo ragazzi, 24 ore scarse alla partita più importante di questa giornata di campionato, lo scontro al vertice tra Napoli e Inter. Antonio Conte che torna a San Siro da avversario dopo lo scudetto vinto nel 2021, Simone Inzaghi che per la prima volta affronta Antonio Conte da allenatore dell'Inter, Lukaku che torna a San Siro, si troverà di fronte ai suoi ex compagni, non è la prima volta perché ha già fatto questa cosa con la maglia della Roma. Insomma, diciamo che ci sono tanti temi, soprattutto il primo tema è lo scontro tra la prima e la seconda classifica in classifica attualmente, aspettando ovviamente che giochino anche le altre, visto che la classifica è molto corta, però attualmente stiamo parlando della prima contro la seconda. Sta giocando il Milan nel momento in cui vi sto parlando, stasera giocherà anche la Juventus che comunque è lì a ridosso di Inter e Napoli perché ha tre lunghezze dall'Inter e a quattro dal Napoli, quindi sono tutte molto vicine, con la Juve che vincendo il derby ha la possibilità di agganciare l'Inter e avvicinare il Napoli, superare Fiorentina e Atalanta che ovviamente dovranno giocare le loro partite. Quindi è una classifica molto corta, la cosa principale ovviamente è lo scontro al vertice. Dopodiché ci sono tutti gli altri temi perché insomma gli interisti hanno vissuto Conte, il dopo Conte è stato Inzaghi, ci sono stati tanti tifosi che all'inizio si sono divisi dopo il primo campionato con la passione per Simone Inzaghi e il bel gioco che dava oltre le vittorie o la riconoscenza per il fatto che Conte abbia portato l'Inter dal quarto posto fino al primo. Io credo che entrambi abbiano grandissimi meriti in questa situazione dell'Inter, in questa ricostruzione dell'Inter di questi anni. Conte ha messo il mattone più importante con la vittoria dello scudetto. Inzaghi ha prolungato il lavoro di Conte in una condizione di mercato, di contingenza, eccetera, molto più difficile rispetto a quella che ha trovato Conte. Perché Conte ha trovato una società che in quel momento poteva spendere soldi, una società che poteva investire e quindi si è trovato gli acquisti di Barella, di Lukaku, di Hakimi, di Eriksen, insomma, giocatori tutti molto importanti. Sicuramente mi dimentico qualcuno, però per dire, no, che in quel momento lì si potevano spendere i soldi. Inzaghi invece in 4 anni, questo è il quarto, ha sempre dovuto avere a che fare con qualche limitazione di troppo, no? Il mercato a zero, cessioni di giocatori importanti come l'anno in cui va via Conte, arriva Inzaghi, vanno via Hakimi, Eriksen e Lukaku, arriva Dzeko che è un'età diversa da Lukaku ed era in quel momento meno decisivo, arriva Dumfries che è una nuova scoperta anche se titolare della nazionale olandese ma non era a livello di Hakimi, Chala che al Milan era criticato, Eriksen in quel momento lì per gli interisti era un idolo, quindi lui ha saputo Inzaghi districarsi in mezzo a tante difficoltà. Quindi arriva il paragone Inzaghi-Conte, arriva il passato dell'Inter con il presente e il futuro dell'Inter. C'è Romelu Lukaku che torna ancora voglioso di, questa volta con Conte in panchina e non con Mourinho, di far vedere ai tifosi dell'Inter che lui è ancora un giocatore decisivo. L'anno scorso in questa cosa ha fallito, lui ha un'altra possibilità per far vedere ai tifosi dell'Inter che è ancora Romelu Lukaku che conoscevano i tifosi neroazzurri. Poi dall'altra parte c'è Lautaro che ha voglia di far vedere a Lukaku che ha fatto male andare via, che con Thuram si trova benissimo. Insomma, ci sono tanti tanti motivi. Ovviamente il principale, ritorno a ripetere, è quello del fatto che si scontrano la prima in classifica e la seconda in classifica. Il Napoli ha la possibilità, vincendo, di dare un forte segnale e fuggire in classifica. L'Inter ha la possibilità di dare un forte segnale vincendo contro il Napoli, vincendo la nona partita delle ultime 10 e scavalcando il Napoli in testa alla classifica. Ci sono tanti tanti motivi per interessarsi a questo match. Vi do un estratto, visto che ieri abbiamo fatto tutto il pre-partita del Napoli che ha parlato il venerdì e non il sabato, quindi Antonio Conte e De Laurentiis, uno su X e l'altro in conferenza stampa, hanno presentato la partita con 2 giorni di anticipo. Oggi invece Simone Inzaghi la presenta con un giorno di anticipo, come si suol fare di solito. Allora, facciamo così: andiamo a sentirci un estratto molto molto veloce di Simone Inzaghi a 360 gradi sulla partita di domani, poi rientriamo e facciamo un breve commento in vista anche della partita di domani, anche qualche così informazione sugli 11 che partiranno. Tanto sentiamo Inzaghi, poi vediamo. Stiamo cercando di recuperare in questi giorni da
Dalla partita di mercoledì lo stiamo facendo, ci stiamo preparando per questa partita. Conosciamo il Napoli, una squadra organizzata che ha subito gol solo in trasferta solo la prima partita a Verona, quindi sappiamo delle loro qualità e noi ci stiamo preparando per, insomma, per disputare una grande gara. Manca l'ultimo sforzo di domani con Napoli, abbiamo avuto qualche problemino nelle rotazioni in queste partite perché insomma la prima partita a Roma abbiamo avuto qualche problema, abbiamo perso qualche giocatore, però c'è grande fiducia in questo momento, dovrebbe rimanere fuori solo Carlos e quindi cercheremo di prepararci al meglio per domani. Beh, senz'altro sarà molto importante tenere sempre le distanze di squadra, poi i dettagli in partite così equilibrate sappiamo che possono fare la differenza, quindi ci vorrà una grandissima organizzazione, bisognerà cercare e curare ogni minimo dettaglio. No, chiaramente parlare di classifica adesso è presto, sappiamo che domani è la dodicesima di campionato, quindi ne mancheranno tantissime da qui alla fine, altre 26, ma sappiamo che è molto importante per il nostro cammino, per la nostra ultima partita prima della sosta, quindi cercheremo di fare il massimo sapendo che affronteremo una squadra fortissima. Ma è importantissimo l'unione di squadra, insomma la si vede, i ragazzi lavorano sempre col sorriso e quello per me è un grandissimo segnale, non vuol dire lavorare meno, ma lavorare meglio. Ok, questo è Simone Inzaghi, ragazzi, che presenta con grandissima tranquillità la partita di domani e insomma si fida della squadra, lo abbiamo sentito, è comunque anche consolato o comunque supportato dal fatto che, per l'ottimismo dico, dal fatto che l'Inter nelle ultime 8 partite ne abbia vinte 7, no, nelle ultime 9 partite ne abbia vinte 8, adesso comincio a perdere il conto, l'unica pareggiata è quella sciagurata contro la Juventus, se l'Inter fosse stata capace con un po' di raziocinio e lucidità in più al 70esimo di congelare la partita, staremmo parlando delle ultime 9 partite con 9 vittorie dell'Inter. Detto questo, nelle ultime 9 l'Inter ne ha vinte 8, certo peccato che la vittoria, quello che manca sia stata la vittoria contro la Juve in casa perché era la portata. Sarebbe stato un Lamplain fantastico con la possibilità di fare 10 su 10 a Inter-Napoli. Però la possibilità di fare il colpo giusto, il colpo decisivo, non per lo scudetto ma per questa prima parte di stagione, c'è. Perché Inter-Napoli ti dà questa possibilità di vincere la nona partita su 10 e di andare primo in classifica alla sosta, terza sosta in 3 mesi, 2 mesi e mezzo anzi, delle nazionali. Anzi, meno, 2 mesi, terza sosta in 2 mesi. Quindi questo è il discorso. Simone Inzaghi l'abbiamo visto, molto sereno, molto tranquillo, parla dell'affaticamento, parla del fatto che comunque in questa situazione l'Inter non abbia potuto sempre avere e contare su tutti i giocatori perché a giro si sono fatti male in tanti, abbiamo avuto 15-16 infortuni muscolari in 2 mesi e mezzo che sono veramente tanti, in questo momento l'Inter ha tutti a disposizione, ovviamente tranne Carlos Augusto, e quindi diciamo che Inzaghi ha fatto riposare tanti giocatori contro l'Arsenal, eppure contro l'Arsenal l'Inter ha vinto giocando una partita molto attenta, molto importante a livello di determinazione e di compattezza di squadra. Infatti Inzaghi lo sottolinea, abbiamo speso tanto nella partita con l'Arsenal. È anche vero che molti giocatori che saranno titolari domani contro il Napoli con l'Arsenal hanno giocato poco o addirittura non hanno giocato. Di Marco ha giocato pochissimo, quindi si è riposato. Bastoni non ha giocato, quindi si è riposato. Acerbi tornerà titolare dopo l'infortunio e quindi sarà la sua prima titolare e avrà Lukaku da marcare. C'è Dumfries sulla destra, il ritorno di Barella titolare, il ritorno di Mkhitaryan titolare e ovviamente la Tulla davanti. Quindi questa sarà la formazione che possiamo andare un po' a snocciolare con qualche possibilità anche di essere smentiti domani, perché Inzaghi può ancora cambiare le carte in tavola, però la formazione dovrebbe essere quella titolarissima con Sommer in porta, Pavard, Acerbi il ritorno e Bastoni, Dumfries a destra, a sinistra Di Marco, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram, Lautaro. Secondo me l'unico dubbio può essere a destra
tra Dumfries e Darmian, perché Darmian ti dà più possibilità di coprire sull'attacco a tre del Napoli con Napolitano, Lukaku e Kvaratskhelia. Darmian può dare più manforte in fase difensiva, mentre Dumfries è più votato all'attacco, quindi può essere più un giocatore che si sbilancia. Bisogna capire che tipo di partita vuole fare Inzaghi nell'impostazione iniziale, quindi secondo me l'unico dubbio attualmente di Inzaghi è il discorso a destra Dumfries Darmian. Sul resto credo che non ci saranno particolari rivoluzioni. Va bene ragazzi, spero che anche questo format vi sia piaciuto. Ieri in Conte, oggi Simone Inzaghi. Vi ricordo tutti i click che sapete già: campanella, pollice in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, è gratuito, basta schiacciare iscriviti qua sotto, e poi commentate, mi raccomando, cosa ne pensate delle parole di Simone Inzaghi. E poi adesso andiamo a vedere la fine della partita del Milan, comunque il proseguimento della partita del Milan, e stasera la Juventus, e poi ci proiettiamo sulla partita importantissima di domani, perché andare alla sosta da primi in classifica sarebbe veramente molto importante, ecco, questo sicuramente sì. Ciao ragazzi, sempre forza Inter, buona serata, ci vediamo domani. Ciao a tutti.